Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Allora, intanto vi presento subito gli ospiti che sono in studio quest'oggi. Grazie per essere qui, è un gradito ritorno al professor Claudio Manna, ginecologo, grazie professore. E invece un benvenuto, perché è la prima volta che raggiunge qua i nostri studi e quindi la nostra trasmissione, alla dottoressa Federica Irtolo, medico odontoiatra. Allora, voi vi chiederete da casa perché abbiamo unito queste due discipline, queste due branche, no? La ginecologia e l'odontoiatria. E un motivo ovviamente c'è e lo scopriremo tra un po'. Allora, come sapete amici telespettatori, se ci avete seguito anche nelle puntate precedenti, insomma un po' è da qualche mese che abbiamo dedicato un'altra puntata a questo tema della infertilità, no? E sappiamo che professor Manna, insomma ogni anno in Italia sono circa 70.000 le coppie, no? Che chiedono un aiuto perché hanno difficoltà nella procreazione. Anche di più e sempre di più, purtroppo, per una serie di ragioni, quali l'ambiente, quali anche un pochino l'età che avanza, insomma, la decisione. Insomma, si mette al mondo il primo figlio un po' troppo tardi rispetto. Esatto, esatto. E quindi è un problema emergente che va affrontato nella maniera più giusta. Più giusta. Il professore Manna, lo sapete, ha origini calabresi, però è da sempre, no? Che lei vive e lavora nella capitale, però insomma ha sempre un occhio attento quando ci sono le novità, lei ce le viene a raccontare, ce le viene a dire, soprattutto un aiuto per le coppie calabresi. Perché? Perché io nelle frequentazioni periodiche in Calabria mi sono sempre più reso conto delle difficoltà che questa regione vive e che vivono le coppie infertili in particolare. Diciamo pure che nel quadro di una sanità complessa, difficile, problematica in Calabria, l'infertilità di coppia assume degli aspetti ancora più particolari e più difficili. Quindi l'aiuto che io ho deciso di dare è di due tipi. Il primo, pratico, tecnico, scientifico, medico, che è quello di intervenire periodicamente con la mia equipe qui in Calabria. La seconda è quello di dare un aiuto concreto anche sul piano economico, perché uno dei problemi maggiori è proprio l'aspetto la difficoltà economico, no? Economica. Quindi esclusivamente per le coppie calabresi quello di ridurre il più possibile i costi. Mi dispiace, chi ha la residenza calabrese ne potrà usufruire, chi non ha la residenza calabrese non ne potrà usufruire. Ecco, insomma, lei dice, no, siccome questi viaggi, insomma, affrontare tutto un iter, perché poi si tratta magari di soggiornare per un po' di tempo, no, in un'altra città. Dunque, anche questo è stato affrontato, perché l'agevolazione sta anche nel rimanere qui in sede per la maggior parte. Quindi è lei che si sposta? Viene qua? Mi come sposto funziona? Io, ma soprattutto anche la mia equipe rimane qui per poter seguire fino all'ultimo momento le coppie e farle spostare all'ultimo momento, in modo da ridurre al minimo il disagio e anche i costi. Certo, certo. E, che novità ci porta? Cioè, noi lo sappiamo, no? Lo abbiamo sempre detto, amici da casa, affrontando questo argomento, che le cause dell'infertilità sono un po' misconosciute per la maggior parte e quindi insomma è veramente un lavoro che deve essere seguito da vicino e anche tante volte, professore, adesso
però la scienza ci è venuta un po' incontro, certo, in questi ultimi anni, no? Certo, assolutamente sì, di novità ce ne sono sempre, io così le racconterò, cercherò di spiegarle in modo semplice, però diciamo che c'è un punto critico per il successo, che è quello di personalizzare al massimo le terapie, come in tutti i campi, però questo certamente non fa eccezione. Che cosa significa personalizzare? Fare delle terapie adatte a ciascuno, perché ognuno è diverso dall'altro. E poi seguire in maniera molto costante, per esempio, il monitoraggio e la stimolazione. Perché? Ma perché a seconda delle variazioni degli ormoni, dei follicoli, noi dobbiamo decidere giorno per giorno la terapia, e anche se è sabato o domenica, noi non ci possiamo sottrarre a questo. Quindi la personalizzazione si basa anche sul lavorare il weekend, perché no? Se serve, sì, non è che certi interventi si possano rimandare a lunedì, a mio avviso, perché c'è il weekend, non esiste proprio, e infatti i risultati, a mio avviso, sono migliori quando si fa questa cure proprio così intensive. Questo certo, intanto come discorso generale. Certo. Poi ci sono delle novità che, se vuoi, io gliele racconto. Sì, cominciamo a dirne qualcuna, perché poi voglio sentire anche la dottoressa Irtolo. Ecco. Bene, allora, fra le novità più importanti c'è quella che quando noi trasferiamo gli embrioni, dopo aver nella fecondazione assistita mi riferisco, questi embrioni potrebbero essere più buoni, meno buoni, e quindi a seconda della qualità impiantarsi o meno. Adesso è da un po' di tempo che ci sono delle tecniche che consistono nell'analizzare questi embrioni prendendo alcune cellule per vedere se ci sono delle anomalie cromosomiche. Insomma, che cosa si è scoperto? Che in alcuni embrioni, anche se ci sono delle anomalie cromosomiche, l'embrione in diversi casi è capace di autocorreggersi, al punto che adesso molti cominciano a trasferire anche gli embrioni anomali e nascono bambini sani. Beh, questo è fantastico. Appunto, quindi che cosa ne consegue? Ne consegue che ci dobbiamo chiedere se queste analisi, se questa cosiddetta diagnosi preimpianto, screening preimpianto, veramente serve, veramente è utile. No? Certo, con certo, queste premesse che, certo, che io le ho detto. Assolutamente. E questo, le ho dato una... Sì, è una bella notizia questa qua, no? Esatto. Io non so se... lo dico subito, cioè per me è stato un po' una novità questo, no? Però c'è qualcuno che da anni sta studiando un altro aspetto. Abbiamo detto che le cause dell'infertilità femminile sono, voglio dire, non sono molto note. Possono essere diverse le cause. E, c'è stata un'università, ci spostiamo in Australia, no? La Western University, che ha dimostrato che le donne che hanno un problema di parodontite, adesso la dottoressa Ettolo ci spiegherà cos'è la parodontite, e, insomma, hanno più difficoltà a rimanere incinta. Allora, intanto, dottoressa, questo per me è stata una novità, lo devo dire, no? Poi tra un po' ci collegheremo anche telefonicamente col dottor Francesco Saverio Martelli. Lui è uno scienziato che praticamente ha fondato anche l'IMI, l'AI, come si dice? IMI, cioè sarebbe l'International Microdentistry Institute. Poi lo sentiremo anche al telefono, perché lui studia il microbioma, e poi sentiremo anche cos'è. Allora, intanto procediamo con ordine. Cos'è la parodontite? Perché uno non ci pensa, dice, ma che ci azzecca, direbbe un vecchio amico, che ci azzecca la parodontite con l'infertilità femminile? Allora, innanzitutto mi preme tanto sottolineare che molte delle nostre pazienti affette proprio da questa patologia non riuscivano ad avere dei bambini. Una volta trattate, quindi guarite dalla malattia parodontale, sono riuscite poi ad avere dei figli. Quindi professor questa... Mann, aveva sentito parlare di questo studio australiano e poi anche dei nostri...
Allora, poco, però io ho voluto chiedere proprio alla dottoressa quale poteva essere il meccanismo con cui questo avveniva. Allora, innanzitutto preciso che la malattia parodontale, ovvero quindi la parodontite, è conosciuta volgarmente meglio come piorrea o malattia che fa perdere i denti, è una malattia di tipo infiammatorio che va ad intaccare quelli che sono i tessuti di sostegno del dente. Quindi parliamo dell'osso, quindi parliamo delle gengive, del legamento parodontale e del cemento radicolare. Quindi è una patologia dovuta dei batteri, è una patologia, si dice, dovuta a batteri di diverso genere che sono diversamente patogeni. Questi batteri vanno ad esaltare in maniera negativa quello che è l'ecosistema del nostro cavorale, perché sappiamo appunto che il nostro cavorale si compone di batteri che sono saprofitari, cioè diciamo buoni, però in questo caso agiscono in modo piuttosto in modo negativo. Sì. Ecco, che consigli possiamo dare, no? Perché magari tante donne che sono all'ascolto dicono sì, vabbè, ma noi come ci possiamo difendere da tutto questo? Allora, la prevenzione per noi è il nostro, proprio, è la parte principale, diciamo, della nostra attività quotidiana. Infatti quello che io consiglio è di fare delle visite che abbiano una cadenza specifica ogni 4-6 mesi, delle visite proprio presso degli studi odontoiatrici, perché no, soprattutto nelle nostre cliniche, magari, che sono quelle più specializzate appunto nella cura della terapia parodontale. Allora, qua, insomma, questo nel caso in cui venga riscontrata la parodontite, no? E quindi poi c'è tutta una serie di trattamenti che vengono eseguiti presso gli studi dentistici e quindi il paziente può rientrare tranquillamente da questa situazione, vero? Assolutissimamente sì. Innanzitutto io dico sempre che fare prevenzione vuol dire ci aiuta tantissimo in questo anche il paziente stesso, perché la parodontite ha dei sintomi, certo, ovviamente, come qualsiasi tipo di, diciamo, malattia. Diciamoli questi sintomi. Uno di questi sintomi principali, che è quello che spesso nell'attività quotidiana i pazienti ci riportano, è il sanguinamento. Sanguinamento che può essere provocato o comunque può essere spontaneo. Provocato, esatto, può essere spontaneo o provocato, anche la magari litosi. Provocato mentre ci si spazzola i denti. Esatto, da causa di iatrogene, ecco. Sì, esattamente, o anche noi durante la visita, chiaramente, per poter apprezzare l'infiammazione. Certo. Andiamo a valutare le tasche parodontali con la sonda, certo, parodontale, quindi provochiamo noi in quel caso il sanguinamento. Certo. Poi la malattia può avere anche diversi stadi, no? Sì, che sono... assolutamente sì, cioè, può essere anche a diversi stadi, uno stadio moderato, uno stadio lieve, moderato e aggressivo. Questa patologia è molto frequente nella nostra popolazione, ha intaccato quasi il 40% della popolazione stessa, però è tranquillamente curabile. Noi ci avvaliamo di quello che è un protocollo il cui fautore è il dottor Martelli, che è il nostro protocollo Perioblast, che prevede delle indagini radiografiche e delle analisi microbiologiche, non solo microbiologiche ma anche enzimatiche genetiche. Genetiche perché noi andiamo a valutare quello che è il profilo di rischio della malattia parodontale. Andiamo a valutare anche, ho detto prima che è una patologia infiammatoria, quindi andiamo a valutare anche quella che è la risposta infiammatoria del paziente. Possiamo stesso anche indicare la familiarità nelle cause? C'è una familiarità nella parodontite. Ecco, infatti come... noi consigliamo spesso ai pazienti che hanno i figli che sono appunto affetti dalla malattia parodontale comunque di far seguire quello che è il nostro iter. Ecco, dottoressa Ertolo, quando il dente comincia a muoversi, no, a ballare, vuol dire che là siamo già in uno stadio avanzato della malattia? Diversi gradi di mobilità dentale, dobbiamo capire, innanzitutto dobbiamo quadrare il paziente, dobbiamo capire qual è il grado di mobilità dentale. Allora da lì, una volta che io riesco a fare diagnosi, avendo dei referti che comunque sono radiografici e microbiologici, come le dicevo, quindi delle analisi, noi possiamo fare diagnosi. E possiamo anche dare una prognosi a, certo, questi denti stessi. Immagino che anche il tempismo, no, sia importante. Assolutamente, cioè, sì. Curare in maniera tempestiva, sì, questo tipo, ecco, di... Ecco perché le parlavo che no, la nostra base di partenza è sempre la prevenzione, perché comunque prima riesco a intervenire, ovviamente migliori saranno i risultati e minori saranno comunque saranno gli effetti negativi di questa patologia. Certo. Professor Manna, chissà se tra le sue pazienti
potrebbe, no? O se è già capitato, potrebbe capitare una situazione del genere. Sicuramente capita, perché è vero, dottoressa, è molto frequente la parodontite, sì, certo. No? Quindi io sicuramente voglio approfondire questo aspetto, anche perché c'è l'infertilità inspiegata. E sì. Allora magari può dipendere da fattori che sì. Noi non studiamo abbastanza, ma che curati possono aumentare le probabilità di gravidanza. Sì, dirò certo. Di più, anche nei casi in cui c'è una patologia precisa per cui la gravidanza non interviene, tipo una situazione andrologica seria oppure un'occlusione tubarica e poi noi facciamo una fecondazione in vitro, ma se c'è una situazione che in qualche modo ostacola l'impianto, quale esatto. Potrebbe essere anche quello che la dottoressa ci spiegava, ebbene, noi abbiamo tutto l'interesse a curare prima determinate certo. Malattie che possono ostacolare, proprio per avere più successo nelle nostre terapie. Certo, tra l'altro mi riporto a notizie che insomma voi avete diffuso, perché le avete prese proprio da questo studio, no? Sempre dalla Western University, hanno dimostrato che le donne affette da parodontiti hanno impiegato 7 mesi per rimanere incinta durante, insomma, mentre facevano un trattamento di fecondazione, rispetto a quelle tra virgolette sane che invece di mesi ne avevano impiegati 5. Quindi insomma c'è una bella una differenza, no? Importantissimo è il piano di trattamento, infatti, io dico, della malattia parodontale, perché noi siamo soliti, cioè siamo abituati al classico intervento chirurgico. Quello che io voglio sottolineare è che nelle nostre cliniche la terapia è una terapia assolutamente conservativa, perché abbiamo 2 punti di forza che sono rappresentati dal microscopio, perché noi lavoriamo con il microscopio, e dal laser, che insieme ci permettono una guarigione assoluta e anche la posizione di nuovo osso, sicuramente, in quelle che sono le tasche parodontali proprio. Quindi noi possiamo dare anche con, anche con le varie radiografie, con i vari referti comunque microbiologici, proprio il pre e il post trattamento, perché come le dicevo la parodontite è proprio dovuta a una moltitudine di batteri che possono essere più o meno aggressivi, e far apprezzare anche al paziente la guarigione da questa patologia, mi creda, ha veramente riscosso tantissima importanza, perché sì, certo. Una cosa è dirlo, una cosa è dimostrarlo anche con dei referti che siano comunque queste analisi che noi facciamo. Immagino che perché avvenga questa situazione, no? Perché insorga la malattia, concorrono forse più fattori. Sì. Quanto incide il trascurare la propria igiene orale su questo? Tantissimo, tantissimo, perché noi ad esempio motiviamo tantissimo i pazienti alla propria igiene domiciliare, li motiviamo anche all'utilizzo dello spazzolino, perché lei può dire, può pensare, sì, ma uno spazzolino vale l'altro, no? Come quasi tutti pensiamo, anch'io prima di studiare odontoiatria, lo confesso, lo pensavo. In realtà non è così, perché ci sono spazzolini per una persona, spazzolini adatti a quel tipo di situazione, a quel tipo di circostanza. Noi consigliamo sempre comunque degli spazzolini che siano spazzolini elettrici, e ci mettiamo proprio con i pazienti a spiegare le varie posizioni ed inclinazioni in cui lo stesso debba essere utilizzato. Ecco, perché anche per lo spazzolino elettrico dobbiamo stare attenti a come anche alla pressione stessa, oltre che alle posizioni stesse da utilizzare. Sicuramente l'igiene domiciliare è importantissima. Sicuramente una concausa parodontale è il fumo, sicuramente anche l'alcol stesso, quindi comunque sono tutti dei fattori che e poi incidono negativamente. Non trascuriamo la familiarità. Ovvio, quella no? È la e base. E quindi abbiamo già detto, per cui insomma quando poi si ritrovano questa serie di fattori tutti messi insieme, allora lì probabilmente, no, trova più terreno fertile. Assolutamente sì, anche perché è una malattia, come dicevo, su base infiammatoria, quindi... Sì. Anche gli esami ematici noi notiamo proprio un aumento dei granulociti neutrofili e anche della proteina C reattiva. Ecco. E quindi questo processo infiammatorio interessa tutto l'organismo. Certo, perché poi insomma non dobbiamo immaginare che questa infiammazione sì, sicuramente parte dal cavo orale, esatto. No? Sì. Ma poi insomma ma poi si diffonde, sì. Si diffonde nell'organismo. Sono tante le patologie abbastanza importanti come le malattie cardiovascolari proprio direttamente correlate alla malattia parodontale, perché
perché nei casi più importanti, più severi, quindi quando parliamo di parodontite un po' più aggressiva, sì, in cui c'è anche il pus, noi sappiamo che comunque sia vi è la presenza di batteriemia, quindi di batteri nel sangue. E ovviamente i batteri, il veicolo di questi batteri, veicolano, voglio dire, questi batteri attraverso il sangue, e quindi arrivano in zone che sono anche piuttosto distanti rispetto al nostro cavo orale. Tanti pazienti che hanno la parodontite hanno anche l'endocarditi, sono soggetti a questo. Insomma, non ci si pensa, amici, no? Però vedete, da una patologia ne può scaturire un'altra, quindi sicuramente in questo caso agire e fare delle visite di controllo, agire con tempestività, può essere veramente di grande aiuto. Allora, io pregherei la regia di approntare il collegamento telefonico col professor dottor Francesco Saverio Martelli, perché impegni di lavoro lo hanno trattenuto distante, lontano da noi, ma c'è il telefono che ci aiuta e quindi cerchiamo di fare questo, approntare questo collegamento telefonico, perché ho veramente delle domande che sono curiosa, io voglio capire, no? E sono delle cose veramente, ho letto qualcosa e sono veramente molto molto interessanti. Allora, regia, quando è pronto il collegamento voi mi fate un segnale. Ci siamo? Ah, ok. Pronto, buonasera. Sono con voi, ho seguito con grande attenzione tutta la chiacchierata che vi siete fatti. Per noi è un piacere averla, seppur solo in voce, in audio, però è un piacere averla con noi e grazie intanto per dedicarci un po' del suo tempo e soprattutto grazie perché lei ha dedicato e dedica tuttora veramente il suo tempo, la sua passione, la sua vita proprio, oserei dire, allo studio del microbioma, no? Che in questo caso abbiamo sentito. Adesso intanto ci dica, professore, che cos'è il microbioma, no? Perché i telespettatori che sono all'ascolto, insomma, abbiano in questo modo le idee un po' più chiare. Dunque, il microbioma è un parolone che spesso si confonde con la parola microbiota. Uh-huh. Non sono esattamente sinonimi. Il microbiota rappresenta la popolazione di tutti i batteri che sono in un distretto del nostro organismo. Quindi se noi parliamo di microbioma del cavo orale o di microbiota del cavo orale, parliamo di all'incirca 700 batteri diversi con 20.000 sottotipi di batteri, quindi veramente una popolazione di una complessità notevole, che solo recentemente, dalla fine degli anni 80, ma soprattutto dal 2005-2006 in poi, noi abbiamo iniziato a conoscere grazie alle tecniche di biologia molecolare e grazie all'avvento di macchine e tecnologie di ultima generazione che ci consentono di sequenziare gli acidi nucleici, quindi di avere attraverso il sequenziamento massivo, sì, dice così, degli acidi nucleici, delle informazioni inimmaginabili per i microbiologi che lavoravano prima con le tecniche di cultura. La complessità poi di questo microbiota, soprattutto del cavo orale, e poi vorrei approfondire. No, sa perché, dottor Martelli, insomma, io immaginavo soltanto riferito alla flora batterica, no? Alla flora intestinale, come dire. Invece abbiamo sentito che è un po' dappertutto nel nostro organismo. Il nostro organismo è popolato da un microbiota, quello intestinale è quello maggiormente rappresentativo e pesa quasi 2 kg, ok? È quello più complesso per lo studio e per la ricerca, ma rappresenta il futuro per la medicina, perché si è capito che dal microbiota intestinale dipendono una serie di patologie che ha una lista molto più lunga di quella collegata al microbiota del cavo orale, che è quello di cui noi ci occupiamo ormai da più di 20 anni. Per l'appunto, senta, posso chiederle come le è venuta l'idea di
legare, no? Quindi cioè, immagino studiando, insomma, poi ci vuole anche spiegare la correlazione che esiste tra i problemi di infertilità e il microbioma. Sì, gliela spiego molto velocemente, prima di raccontarle come è venuta fuori questa idea. Esatto. La correlazione è legata alla batteremia che da queste tasche parodontali infette si verifica. La batteremia è un termine che definisce il circolo di batteri vivi e morti. Sì. Nel sangue, e attraverso questa batteremia i batteri poi possono arrivare al liquido amniotico, possono arrivare quindi alla cavità uterina e interferire in maniera pesante sia prima del verificarsi della gravidanza, sì, quindi con dando un problema di infertilità, quando la gravidanza è già in corso, dando problemi di poliabortività precoce durante il primo trimestre o durante il terzo trimestre, che è una cosa ancora più pericolosa, dando nascite premature e sottopeso, e soprattutto quando la prematurità si verifica intorno alla 26esima, 27esima settimana, comunque prima della 32esima, quindi quando l'apparato respiratorio del nascituro non è diventato maturo, certo, questo può rappresentare un problema grossissimo, e noi ne abbiamo visti tanti di questi casi, perché poi il bambino può avere, se sopravvive, delle sequele permanenti che si porta dietro per tutta la vita. Certo, quindi certo. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è semplice: l'infiammazione innescata dalla parodontite attraverso i batteri direttamente, attraverso gli immunocomplessi, attraverso le tossine che vengono disseminate nel sangue, attiva una cascata enzimatica di enzimi che sono delle collagenasi, metalloproteinasi 8 si chiamano, soprattutto, e metalloproteasi 9, che sono, guarda caso, proprio gli enzimi che vengono attivati durante il parto. Cioè quando la donna partorisce, il parto inizia proprio con l'attivazione di questa cascata enzimatica che attraverso la collagenasi poi porta alla rottura delle membrane e quindi all'inizio del travaglio. Ecco. Quindi avere uno screening a monte quando la donna ha un problema di infertilità idiopatica, il dottor Manna prima ha sottolineato questo aspetto, no? Ha parlato di infertilità a causa ignota. Sì. Quindi avere uno screening a monte prima di sottoporsi a trattamenti lunghi e a volte molto costosi, sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista economico. Noi spesso sentiamo questi racconti di donne, avendo cliniche in 4 paesi diversi d'Europa, ci raccontano di viaggi della speranza per avere questo agognato bambino, certo, che non hanno avuto esito anche per tanti anni. Noi abbiamo avuto casi di donne che per 10 anni sono state sotto trattamento di procreazione medicalmente assistita e che hanno poi avuto una gravidanza naturale quando si è risolto il problema dell'infezione cavurale. Beh, quindi, io direi che sì. Invito, sottolineando quello che era il consiglio del dottor Manna, a pensare a una personalizzazione di questo percorso, facendo non solo lo screening microbiologico sia per il microbiota del cavorale che per il microbiota del tratto urogenitale femminile, che può essere un'altra causa importante di infertilità, ma facendo anche un test genetico di profilazione della risposta infiammatoria della nostra paziente, in modo da capire qual è la sensibilità della donna che aspira ad avere il bambino alla risposta infiammatoria scatenata da questi patogeni, da questi batteri che provocano la parodontite.
Allora, dottor Martelli, siamo veramente con lei in chiusura perché incombe per noi la pubblicità, però anche se in pochi minuti lei è stato veramente capace di essere abbastanza esaustivo, ci ha fatto capire bene qual è questa correlazione, appunto abbiamo detto, tra quella che potrebbe essere un problema appunto di infertilità legato alla parodontite. Quindi, diciamo che dobbiamo pubblicizzare tanto anche questo aspetto, vero? Per le donne, sì, che hanno difficoltà. È molto importante capire che i microbioti comunicano fra di loro, che quello orale comunica e influenza quello genitale e quello intestinale ugualmente influenza quello del tratto urogenitale. Quindi questo è un capitolo della medicina tutto da scrivere, ma sarà veramente una rivoluzione nei prossimi anni, perché ci farà approcciare i pazienti in maniera completamente nuova. Certo, grazie, veramente grazie di cuore, buon lavoro, speriamo con la nuova edizione di Salute e Prevenzione di averla qui nei nostri studi, così anche lei ci porterà poi le news, va bene? Grazie, arrivederci grazie. A tutti gli ascoltatori. Buon lavoro, grazie a lei. Arrivederci. Allora, pubblicità per noi amici e poi ritorniamo in studio per la parte conclusiva della puntata, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati amici, allora stiamo parlando di infertilità, stiamo parlando di parodontite, abbiamo spiegato quale correlazione c'è e perché è stata scientificamente provata, c'è questa correlazione in molti casi tra la malattia parodontale e alcuni casi di infertilità, che curando la parodontite queste donne sono rimaste incinte. Allora, professore, che idea si è fatto lei di questa cosa? La, di mia idea, la mia idea è che la medicina avanza in tutti i settori, specialmente quando ci sono delle novità che possono andare in più branche della medicina e quindi ogni branca può usufruire degli avanzamenti di un'altra branca. Quindi il senso di quello che il dottor Martelli parlava, mi sembra che sia proprio questo contesto infiammatorio, no, che si crea e che d'altra parte noi stessi vediamo, no, in tante situazioni, o per esempio vaginiti che non guariscono e non si riesce a capire molto spesso la causa. Ecco. Noi stessi adesso cominciamo a fare proprio delle endometriocolture perché l'infiammazione o l'infezione potrebbe essere nell'endometrio, non solamente in vagina. Ma ci sono situazioni infiammatorie anche non prese molto in considerazione. L'ovaio policistico è di per sé una condizione di infiammazione e quindi questo può creare anche infertilità. Quindi tutto ha un senso e tutto può essere collegato, sta a noi cercare di indagare, di capire, identificare le cause per rendere la situazione più semplice per la gravidanza. La stessa rottura prematura del sacco amniotico a volte proprio può dipendere, quindi parto prematuro o anche aborti o abortività inspiegata. Quindi sono tutte assolutamente informazioni utilissime che noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. Lei poc'anzi parlava anche, intanto le chiedo a lei dottore Sertolo, cioè avranno un costo, no? Voi fate questi tipi di indagini ben mirate? Noi facciamo, come le spiegavo prima, tre tipi di analisi. Che facciamo... non sono gli esami del sangue, no? No, che, no, immaginate infatti... che andiamo lì a prelevare il sangue, no. Che no, tipo no. di indagini allora, sono? Come le dicevo, appunto, la malattia parodontale è su base polimicrobica, quindi abbiamo una moltitudine di batteri all'interno di queste tasche parodontali. Cosa succede? Che andiamo ad inserire dei conetti di carta all'interno di queste tasche parodontali. Facciamo sotto dei la gengiva, per chiarire un all'interno, po'. All'interno della gengiva vengono messi questi tra la superficie del dente
Tra dente e gengiva. Nella parte dell'epitelio, diciamo, del solco, per intenderci, della gengiva. Okay. Inseriamo questi conetti di carta, li mandiamo in un laboratorio che noi abbiamo esterno su Firenze e una volta che vengono sviluppati abbiamo la quali quantità dei batteri presenti. Come spiegavo, questi batteri possono essere più o meno patogeni. Da qui parte tutta la nostra indagine. Il dottore parlava, Martelli prima parlava delle MMP8 e MMP9, che sono degli enzimi, le metalloproteinasi, che noi valutiamo anche in prima visita. Quando facciamo una prima visita abbiamo due tipi di questi esami, l'enzimatico qualitativo, l'enzimatico quantitativo. Nell'enzimatico qualitativo in prima visita noi riusciamo a far capire al paziente che è in atto il processo parodontale, che è in atto una distruzione del tessuto, perché è stato visto che questi enzimi sono presenti durante le fasi proprio di distruzione dei tessuti. Ecco. E funziona come questo che facciamo in prima visita, avviene in maniera velocissima, mettiamo due conettini in dei siti che scegliamo noi, questi siti di prelievo, li inseriamo all'interno, diciamo, di una boccettina. E funziona come un esame di un test di gravidanza, perché poi avremo due lineette che ci daranno la positività alla malattia parodontale e alla presenza di questi enzimi. Sì, la interrompo, mi scusi, no? Perché abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buonasera. Da dove chiama? Buonasera. Da dove chiama? Da Cariati chiamo. Da Cariati, prego. Volevo sapere se la dottoressa c'è ancora lo studio a Cariati, se una volta aveva lo studio a Cariati. Io. La dottoressa Irtola, ha mai avuto uno studio a Cariati? No. Perché? Perché ci fa questa domanda? Perché una volta mi ha curato via a Cariati. No, io è impossibile. Allora avrà una sosia la dottoressa Irto. Perché sono stato in cura da lei a Cariati. No, io. Semmai a Catanzaro, ma io a Cariati non so nemmeno dove sia, giuro. Non è lei. Ma al di là di questo, aveva una domanda da farci? Tanto anche se non è la sua dottoressa curante, insomma, la domanda la può fare lo stesso, eh? Niente, si è emozionata. No, abbiamo dei sosia, dottoressa Irtolo. Sì. Magari non si ricordava il nome della sua dottoressa e dice sarà lei, va bene. Allora, parlavamo dei costi, no? Poc'anzi, ovviamente sono indagini, non sono costosissime, no, dottoressa Irtolo? Sono abbordabili, no. Sì. Perché insomma poi nel computo totale di una coppia che va e deve eseguire una serie di... appunto di esami, di indagini mirate proprio alla procreazione assistita, si trova poi a dover sopportare insomma un po' di spese, no? Sì. Che tipo di sono abbordabili, sono molto esosi questi? Allora, la terapia parodontale di per sé non ha costi elevatissimi, ma nemmeno bassissimi, purtroppo. Non c'è alcuna convenzione, anche perché in Italia... Il sistema sanitario nazionale esatto, no, ci impone... In questo non ci aiuta. Però sono abbordabilissime, assolutamente sì. Ok. Sì, specialmente perché si tratta di salute. Certo. Professore, vedo che lei scuote la testa, perché magari durante il suo lavoro quotidianamente si imbatte anche in questo tipo di problema, no? Ma assolutamente sì. Questa è la ragione per la quale ho deciso... per i calabresi di fare dei costi particolari, senza naturalmente rinunciare alla qualità, perché questa è imprescindibile naturalmente, certo. Ma è anche cercando di agevolarli da un punto di vista organizzativo, perché io lo vedo che se ci sono problemi di lavoro, tutti e due, ammesso che il lavoro ci sia, perché poi questo è l'altro problema, purtroppo certo, il lavoro certo, pure certo. Scarseggia, e diciamo che bisogna aiutarli da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista pratico. Anche per questo, grazie anche alla disponibilità del dottor Perugini, con il quale io collaboro per tutte le parti di analisi, noi abbiamo proprio creato una situazione di aiuto anche alle analisi, certo, specifiche per l'infertilità, certo, che è una cosa certo, importantissima, insomma. Un attimo, ci riproviamo con la telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, sto chiamando da Reggio Calabria. Ah, buonasera, prego. Senta, sto chiamando da Reggio Calabria. Desidero sapere, come c'è una bocca tutta piena di... c'è stata qualche infezione, sto prendendo Abioclav.
già dovrei che pulisco perché c'era infezione, perché c'era la protesi. Ora che devo fare? Volevo, visto che stavo seguendo voi. Sì, adesso io la faccio parlare con la dottoressa Irtolo, perché è qui anche per questo. Allora, lei diceva un'infezione dovuta alla una protesi. Prego. Ma lei... Buonasera, io volevo sapere se lei ha una protesi immobile, immagino. Buonasera. Salve. No, arriva l'audio un po' in ritardo, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Siccome c'era un'infezione nella mia bocca. Sì, no, le chiedeva la dottoressa, la sua protesi è di quelle che si levano, che mobile si chiama, oppure fissa? No, non è mobile, si toglie. Si toglie, ok. Probabilmente magari avrà avuto delle piaghe. Sì, quindi. Esattamente, quindi io quello che le posso dire da qui e dalla televisione è di venire magari a studio, così la controlliamo. Vabbè, comunque al di là di questo, sì. Ha fatto il nome di un farmaco che sta assumendo? Ma per quanto tempo gliel'hanno prescritto? Sono a Bioclub, 12 sono, 2 al giorno. Sembra che si vede già qualcosa di positivo. Allora, sicuramente un antibiotico, diceva la dottoressa, e sicuramente lei starà già vedendo i primi risultati, no? Ma in questi casi, dottoressa, è bene ovviamente non portare la protesi. Mi raccomando, non porti la protesi, altrimenti queste piaghe non guariscono. Possibile. Vabbè che gliel'avranno già detto. Va bene, grazie. Tanti auguri, si rimetta presto. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito. So che lei ha un aereo che l'aspetta, professore, quindi insomma dobbiamo... Allora, riepilogando un po', ci ha fatto veramente piacere sentire la sua disponibilità per i calabresi, soprattutto per i cosenzani, ma poi calabresi in generale. Perché lei insomma è a Cosenza, quindi mette a disposizione il suo lavoro, il lavoro del suo team, per evitare proprio questi viaggi, no? Esatto. Della speranza, viaggi di coppie che devono sostenere anche spese abbastanza esose, e quindi in questo caso riusciamo veramente ad andare incontro. E grazie alla dottoressa Irtolo, allora, e grazie anche al dottor Martelli. Abbiamo visto la correlazione che in molti casi, perché lo ripetiamo ancora una volta, le cause non sono ben note, no, per dell'infertilità, però abbiamo visto come studi scientifici hanno dimostrato una correlazione tra la malattia parodontale, e quindi la parodontite, e alcune situazioni di infertilità, che curando la parodontite queste donne poi hanno avuto un successo, e quindi questo tanto agognato bambino, questa tanto agognata gravidanza è arrivata. E professore, insomma, da oggi in poi penso che farà attenzione anche a quando vorrà prescrivere delle indagini. Ma certamente, no? Ma se non altro perché se noi non scopriamo tutte le cause che possono interferire, le mie stesse terapie potrebbero andare a vuoto. Certo, quindi io ho il dovere, oltre che il piacere, di approfondire tanti aspetti, compreso questo della parodontite. Certo. Allora, grazie, veramente grazie. Ci sarebbe tanto da dire, ma il tempo a nostra disposizione finisce qui. Ringrazio voi amici per averci seguito da casa. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.